tutti dormito bene e spero proprio di sì. Spero proprio di sì, che abbiate dormito bene. Oggi ci diletteremo in una ricetta molto semplice e molto gustosa. Faremo delle schiacciatine salate. Pochissimi ingredienti, una cosa molto veloce che possono fare anche i bambini, possono dare una mano. Questa è una ricetta, come ho detto prima, molto molto semplice, in cui servono pochissimi ingredienti. Guardiamoli subito. Allora, serve della farina di grano duro, 300 grammi. Poi serve dell'acqua naturale, 140-150 ml. Olio extravergine di oliva, 20 grammi. Poi serve del sale fino, intorno ai 5 grammi. E infine del sale grosso per guarnire alla fine. Bene, gli ingredienti sono solo questi, non serve nient'altro, quindi possiamo subito iniziare a preparare l'impasto. Andiamo, Niki? Sì! Iniziamo col pesare la farina, 300 grammi di farina. Vai, Niki, inizia a mettere. Vediamo questa fantastica bilancia, non è molto professionale, ma 300 grammi! La Niki è stata precisissima. La farina qua dentro, l'acqua, 140 ml di acqua, 150. Va benissimo, vai. Ottimo. 20 grammi di olio. Noi l'olio lo andremo a pesare ancora sulla bilancia. Ok, più o meno dovremmo esserci, poi se non riuscite a pesarlo proprio nel modo giusto vi regolate un po' mentre impastate. E infine 5 grammi di sale. Noi il sale non riusciamo a pesarlo così precisamente, quindi andiamo un po' a occhio. Finito, si può impastare. Si mescola, l'impasto deve venire liscio e omogeneo. Poi, come ho detto prima, per l'olio, se non riuscite a pesarlo esattamente come noi, vi regolate un po' in base all'impasto, non deve essere troppo appiccicoso alla fine. Nel frattempo che la Nicole finisce di impastare, vi faccio vedere, se non avevate viste, le nostre fantastiche seggioline dell'IKEA che abbiamo decorato col decoupage. Se non avete visto il video di come abbiamo fatto, andate a vederlo, vi lascio sopra il link. Guardate che carine, sono diventate stupende. La Nicole è stata bravissima, l'impasto è perfetto. Allora, adesso bisogna stenderlo. Se avete una base, naturalmente utilizzate la vostra base col mattarello, noi non ce l'abbiamo, utilizziamo un po' di carta forno direttamente sul tavolo. Allora, vi consiglio di dividere tutto l'impasto che avete fatto in due o tre parti, perché bisogna stenderlo molto 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 sottile. Iniziamo a stenderlo. Diciamo che la carta da forno non è comodissima per fare questi lavori perché si muove, ma se non si hanno alternative va più che bene. Deve essere abbastanza sottile, anzi molto sottile. Andiamo a ritagliare un po' a rettangolini, come vogliamo, fa anche a forma di cracker. Perfetti, Niki, bravissima, è stata bravissima. Adesso li andiamo a mettere nella nostra teglia. Abbiamo fatti un po' irregolari, alcuni sono un po' più piccolini di altri, quindi dovremmo stare attenti nel toglierli magari un po' prima dal forno. Ultimo passaggio, andiamo a mettere un po' di sale grosso. Qua ne è caduto un po' troppo, Niki ti è stato a far cadere così tanto qui. Possiamo metterci un altro filo d'olio sopra. E voilà. E volendo si possono mettere altri aromi, noi mettiamo anche un po' di rosmarino. Perfetto, nella prima infornata è pronta. Questa va messa in forno a 220 gradi per una decina di minuti. Dopo no, controllate che magari alcuni, noi abbiamo fatto alcuni che sono molto più piccoli di altri, quindi andranno tolto prima per non farli bruciare. Comunque una decina di minuti. E voilà, nel frattempo che si cuoce la prima infornata, ho tagliato anche gli altri. Come potete vedere non mi sono venuti molto omogenei, non sono stato molto bravo a stenderli. Questo sembra anche un pesce, va bene. Prima infornata è pronta. Gli
andiamo a mettere quelli che abbiamo preparato prima. E voilà, tutto. Guardate che belline sono venute. Ed eccole qua le nostre schiacciatine. Schiaccia. Saranno belle, Niki? Sono belle e sono buone. Sentirne una? Vai, questa è una scotta. Com'è? Guardate come sono croccanti. Questa scotta ancora. Aia! Buone, vero? È stato facile e veloce. Niente, Niki, salutiamo? Spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Se avete ricette facili e veloci come questa, scrivete nei commenti che ci fa piacere. E buona... buonanotte, ciao ciao!